Ed eccoci qua, siamo alla quinta e ultima parte del Gnacquen, ci siamo quasi, lo abbiamo terminato e siamo forse alla parte più divertente perché adesso possiamo tirare i calci del Gnacquen. I calci che andremo a fare sono i primi quattro calci che si vanno a imparare nel programma di Vovinam. Per ora abbiamo visto quindi tagli, pugni, parate e gomiti. Gli altri quattro video trovate i link sotto in descrizione. Allora, per eseguire i calci è importante eseguire bene gli spostamenti dei nostri piedi, perché partiamo sempre dal centro e ricordatevi che bisogna sempre tornare nel punto di partenza. Andremo prima a posizionarci in guardia. Dalla posizione centrale avanzeremo ed eseguiremo praticamente un dintan, però sarà un dintan un pochino più alto, ok? Questo non sarà una guardia come da combattimento, sarà un dintan alto che ci permetterà di calciare. Andremo a eseguire due datang, datang destro e datang sinistro. Il datang destro si tira, si appoggia per poi andare a eseguire il datang sinistro, che però torna indietro, quindi la nostra gamba sinistra torna indietro, si appoggia e ci fa girare di 180 gradi, perché dovremo andare a eseguire il dakan. Da qui appunto eseguiremo dakan destro, dopodiché dakan sinistro, il dakan sinistro torna indietro, questa volta va proprio a incrociarsi perché dovrà far fare al nostro corpo un giro di 270 gradi, quindi andrà a posizionarsi bene il piede in modo da farci girare completamente rispetto al punto di partenza. Saremo girati alla nostra sinistra, quindi ci metteremo in guardia, tireremo il datat che sarà l'unico in questa direzione, il datat destro, perché torneremo subito indietro con il piede, ci gireremo a destra e tireremo il datat sinistro. Dopo aver appoggiato il datat sinistro a terra, dovremo andare a posizionarci bene in satan. Satan con la gamba sinistra avanti, tireremo il dadap destro che richiamiamo, appoggiamo davanti alla nostra gamba, ok, che questa volta sarà appunto la sinistra che è rimasta in appoggio. La gamba destra diventerà l'appoggio per il satan destro, saremo girati dalla parte dove abbiamo iniziato il quen, quindi sul fronte del quen, tireremo il dadap sinistro, richiameremo, torneremo in chumbintan con la gamba sinistra, aprendo di gamba sinistra, frontali, quindi siamo esattamente nel punto di inizio, risaliremo verso destra e avremo chiuso il quen e terminato il quen. Mi raccomando, rivedete questa parte più volte, soprattutto andate a guardare bene la posizione dei piedi.